Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Anche oggi sono qui per proporvi una ricettina. Che cosa si va a fare oggi? Si va a fare degli gnocchi. Gli gnocchi della Valchiavenna. Li chiamano pizzoccheri bianchi, ma non sono pizzoccheri. Sono gnocchi che vengono preparati con il pan grattato, con il latte e ora è anche il formaggio casera che viene usato anche per i pizzoccheri. Il formaggio casera è un formaggio tipico delle zone. E niente, procediamo, si vede passo per passo, se no si fa confusione. Allora, prendo 60 grammi di pan grattato, 400 ml di latte intero, 170 grammi di farina che vado a mettere . Aggiungiamo anche il sale. Alia Educational presenta Lady Manga e il vassoio della pizza. Lady Manga, dopo aver visto la saga completa di Star Wars e cenato davanti alla TV, sta per commettere un piccolo errore. Il cartone alimentare sporco non va nel contenitore della carta. Carta e cartone con residui di cibo vanno gettati nei rifiuti organici. Bon, 1-0 per te. Però adesso una domanda da due punti. Secondo l'imperatore, qual era la debolezza di Luke Skywalker? Ma dai, non sai chi è Luke Skywalker? L'impasto deve risultare morbido ma non asciutto. Quindi, ora prendiamo il... Si prende il burro,
la salvia e l'aglio si va ad due spicchi la salvia, perché ora quando si vanno a mettere, che vengono su, si risaltano direttamente con 5 foglie di salvia, va bene. Si vanno a risaltare direttamente qui. Intanto faccio anche a dadini il casera, il formaggio, l'acqua bolle, intanto deve bollire, deve essere bella così, perché poi la andiamo ad aggiungere agli gnocchi. Allora vi spiego, poi ci vorrebbe, io userò il pepe nostro, perché negli originali proprio su della Valchiavenna usano il pesteda, che è una specie di pepe marinato che ha un gusto molto molto forte e non a tutti è gradito, perché appunto c'ha questo gusto molto forte e non piace. E io dico sempre, provate. Se siete su da quelle parti lo potete prendere e provare, però ci sta benissimo il pepe nostro, è sempre un sapore deciso anche questo. Quindi allora queste sono pronte, le patate lo stesso. Allora si prende il composto e si va a metterlo a cucchiaiate . Ho messo un po' d'olio perché onde evitare che si attacchino troppo, perché sono un po'... Questo ora va. Ora via via vengono su a galla e quando sono su sono cotti. Wow, che bontà! Metto anche le patate a dadini, già precedentemente sbollentate, le metto così, almeno si vanno a riprendere insieme. Eccoli qua.
eccoli qui, come sono belli. Logicamente uno poi li porta a cottura, io faccio il piatto per farvi vedere, non ho tempo, e tolgo questo di qui, ecco, si spenge e andiamo a risaltare i nostri gnocchi, così, devono essere speciali, eh? Saluto Giuseppe, mio amico che sta a Milano, e formaggio casera, di avermi fatto conoscere questa ricetta, perché veramente con dei profumi, andiamo di pepe. Ecco qua. Andiamo ad impiattare. Mamma, che bontà! Aromatico, aromatico. Ecco qua, una bella impepata. E ecco qua. Allora, io vi volevo far presente una cosa. Sono andata a prendere del vino sfuso da Francesco, della cantina di Irene, in via Pistoiese numero 658, e passavo di lì, mi sono fermata a prendere il vino, ha rinnovato anche un po' l'ambiente, è molto luminoso, arioso, bello, è piacevole anche entrarci dentro, perché si vedono anche tutti i vini che lui espone, quindi sono arrivata a prendere questo vino per cucinare e gli ho detto, gli raccontavo piatti che volevo presentare, e lui dico, ma ce l'hai qualcosa da consigliarmi con questo piatto dai sapori decisi, un po' forti, però volevo stare in Toscana, e lui mi ha consigliato un morellino di Scansano, si gioca in casa con questo. È un vino molto corposo che sostiene bene, anche essendo toscano e non della zona dove della Valchiavenna, e sostiene molto bene i sapori forti e decisi del piatto. Io vi consiglio, andatelo a trovare Francesco. Parlateci un po' e vi spiegherà tutte le cose, anche se avete degli abbinamenti da fare, lui vi consiglia, è molto bravo. Quindi io con il vino di Francesco, gli gnocchi della Valchiavenna, vi saluto e come sempre finisco la puntata a tavola. Ciao, a domani, sempre alla solita ora. Ciao. Bellino, eh? Buono deve essere questo abbinamento.
programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.